Un punto buono per accontentare la voglia d'Europa del Bologna e quella del Torino. Un altro punto, ma televisivo, estrapolato nel bel mezzo della gara, poco prima del pari bolognese. Buono per accontentare la voglia di polemica del calcio di casa nostra. Quinto minuto della ripresa, in area dialogano Galante e Delicari, organizzandosi sul calcio d'angolo dal quale nascerà il gol di Cruz. Incompleta, quindi decisamente imprudente, la possibile analisi del labiale, quasi una vivisezione, la parte comprensibile composta da tre parole: fargli, fare e gol. Prima e dopo sul verbo utile a completare la frase solo ipotesi, buone per il libero esercizio della polemica. Manca il dobbiamo o semplicemente un non dobbiamo. Insomma, è pretendere troppo. Intanto i due, secondo le regole, saranno ascoltati in settimana dall'ufficio indagini della Federcalcio. Fabio Galante. Cosa vi siete detti tu e Delicari su quel calcio d'angolo di cui tutti parlano anche oggi? Ma io, vedendo l'immagine, sinceramente non ho ancora capito cosa gli possa aver detto. Comunque, sai, in campo parlo tanto, cerco di aiutare sempre i miei compagni e cerco di dare parole di incoraggiamento se uno sbaglia, quindi... Ti ricordi precisamente cosa hai detto in quella frase? Così facciamo... Non bisogna farli pareggiare, perché se si vinceva noi eravamo salvi matematicamente, quindi credo che vincendo stasera potevamo programmare altre cose. Invece così non è stato, un pareggio importante perché andiamo a 40 punti, però io credo che è possibile pensare che io possa dire ai miei compagni bisogna fare pareggiare. Prima del pari del centravanti argentino, un primo tempo vivace con il portiere Granata Bucci da voto più alto, con la conferma dell'uruguaiano Franco, la ritrovata vena del Bologna ed il gol del vantaggio del Torino. Una punizione di Scarchilli che dal ventesimo fino al sesto della ripresa fa accarezzare ai Granata il successo pieno. Dopo l'episodio Galante, ricostruendo nel montaggio di Alessandro Morbidelli la gara, azioni che sembrano colpi di spugna buoni per scolorire il giallo del sospetto. Cruz che impegna ancora Bucci intorno al ventesimo, poi l'intervento salva risultato di Pagliuca al ventinovesimo sul colpo di testa del baby Quagliarella. Ultima immagine per l'arbitro Tombolini, che sceglie di festeggiare simpaticamente le sue 100 gare in Serie A. Chissà se dopo le scritte sulle maglie vieteranno anche quelle sulle mani. Volevamo un risultato positivo che abbiamo ottenuto, io credo, al termine di una gara aperta, vivace, e un punto meritato per noi. Si arriva da un campionato molto lungo e molto stressante, e quindi è chiaro che alla fine portare a casa qualche cosa è sempre positivo.